Ciao a tutti ragazzi, e rieccoci qua con un nuovo video di Gran Turismo. Siamo nelle gare quotidiane, la gara di Dragon Trail Giardini, praticamente siamo quasi tutte Alfa Romeo e tento questa cosa che molti fanno di non fare la qualifica e vedere quante posizioni si può recuperare. Infatti partiremo tredicesimi perché non ho fatto un tempo e quindi appunto partiremo senza tempo. Sono il primo di quelli senza tempo, penso perché ho una graduazione maggiore. E quindi mi fa partire 13. Attenzione, scomparsa la Subaru davanti a noi così all'improvviso e ci dà il sorpasso di una Viper quando in realtà era una Subaru, però vabbè, la Viper è dietro di noi. Vabbè, non prestiamo attenzione a queste cose e si può partire, quindi partiamo già abbastanza lontani dall'Alfa Romeo davanti perché appunto c'era la Subaru, quindi il gioco ci dà comunque la distanza come se ci fosse la Subaru di mezzo. Andiamo subito a vedere se si può tentare di prendere subito la posizione di questi qua davanti, che non li vedo troppo bravini. Attenzione, qua usciamo un po' nell'erba, quindi perdiamo un po' in uscita. Ora vediamo se magari si disturbano anche. Potremmo provare a prenderci la posizione più agevolmente. Mamma mia, qua che bel traverso che ci spariamo. Mamma mia, come fanno male questa curva e gli siamo addosso a Andy Mack. Attenzione a questo cordolo che ci fa saltare. Però direi che è maturo il sorpasso, non qua perché qua fare un sorpasso in quella curva è veramente difficile. Però qua usciamo meglio, ma c'è lui e lo andiamo a tamponare. E quindi non va bene per tentare il sorpasso. Attenzione, sbaglia anche qua la traiettoria. E allora prendiamo l'interno in questa staccatona, uno dei punti più belli dove provare il sorpasso in questa pista, e riusciamo a prenderci la posizione. E quindi già una posizione guadagnata nel primo giro. E ora si va a tentare l'attacco a Cherry Bomber davanti a noi a 7 decimi. Vediamo di far bene queste S che sono massacranti con quei cordoli, ecco appunto, che ti fanno sbalzare, manco a dirlo, subito è successo. Sarebbe da prendere mettendogli due ruote oltre il salsicciotto, insomma. Il problema è che io lì l'ho preso pieno, salsicciotto con le ruote. Attenzione qua, Cherry Bomber va un pelo larghino e allora possiamo subito affiancarci qua nel rettilineo del traguardo e quindi si chiude il primo giro, una sola posizione guadagnata, ma qua in questa prima staccata andiamo a guadagnarne un'altra. Attenzione qua, anche lo spagnolo arriva lungo e allora possiamo provarci, mentre davanti l'altro spagnolo sempre si è sparato un drift assurdo, una derapata. Attenzione qua con lo spagnolo che prova a difendersi, frena abbastanza male, sinceramente ho fatto un po' malino, quindi mi ha indotto all'errore anche a me, però attenzione qua, allarga un po', ma non ce n'è per buttarsi dentro, usciamo però meglio, non è vero perché l'abbiamo tamponato e quindi alla fine è uscito meglio lui, qua però gli siamo addosso, gli siamo addosso, andiamo a finire anche nell'erba, qua dall'esterno è un po' impossibile, dobbiamo riprovarci nel nostro tornantino. Il punto di sorpasso più bello. Infatti così è, ci proviamo, ci buttiamo all'interno, staccatona e altra posizione guadagnata. Tanto bella questa anche sportellatina. Ora subito a prendere la scia anche a Fere, l'altro spagnolo, insomma. Ci mettiamo all'interno. Vediamo se si può provare il sorpasso, direi che già l'abbiamo fatto solo nel rettilineo. Lo spagnolo prova a resisterci all'esterno, ma noi facciamo da Dio questa S, ecco così va fatta, prendendo entrambi i salsicciotti in mezzo alle ruote, non con le ruote. Attenzione, davanti a noi, penalità per NCYT, che ha la penalità, quindi in teoria abbiamo una posizione gratuita guadagnata. Infatti così è, perché siamo nettamente più veloci e andiamo in staccata di curva 1 e abbiamo già preso la posizione. Tra l'altro giro veloce per noi in 42.129, non è un grandissimo tempo, però ricordiamoci che questa è la prima gara, quindi per ora va bene, con anche i sorpassi direi che non male fare il giro veloce. Devo ammettere che però questa stanza mi ha messo con gente di gradazione molto inferiore alla mia. Perché se non erro quelli davanti, i primi della gara sono classificazione pilota B, mentre io sono A più. Comunque attenzione, qua è andato a muro il croato, almeno era croato o olandese? Aspetta, non vedo bene perché
vedo piccole le bandiere su Shark Factory in olandese, che ho visto male io. Comunque siamo in sesta posizione, appunto, e dicevo, ci hanno messo con gente con graduazione pilota B, mentre io sono A+, quindi viene anche un po' più facile tentare di fare questa rimonta. Infatti così sta avvenendo, perché siamo sesti e andiamo verso Vimoroz, tra l'altro migliorando il nostro tempo, perché siamo fucsia. Mamma mia, qua questo cordolo che ci fa rimbalzare, però riusciamo a farle benissimo queste S. E allora siamo attaccati, beh, attaccati proprio no, però ci stiamo riattaccando a Moroz lì davanti. Usciamo meglio anche in quest'ultima curva, quindi guadagniamo metri, prendiamo la scia, però siamo ancora lontani per tentare un attacco in curva 1. 39.449, già questo è un bel tempo più interessante, e gli siamo addosso, quindi in 4 giri da 13esimi, vabbè 12esimi perché la Subaru non è partita, siamo già in sesta posizione, stiamo già andando all'attacco della quinta posizione. Occhio qua, tentiamo di fare una bella curva molto lineare, e attenzione qua che lui allarga, e noi, grazie al fatto che avevamo allargato prima, riusciamo ad infilarci all'interno. Attenzione qua dove andiamo, all'esterno su questa Alfa Romeo blu. Mamma mia che sorpasso lì in questa S, mamma mia. E ora si punta l'altro italiano, Comics. Qua non ce n'è per provare il sorpasso, quindi direi facciamo una traiettoria abbastanza pulita per provare ad uscire il meglio possibile. E ci siamo, scione su Comics, direi che ci leviamo ora dalla scia. Forse mi sono anche levato un pelo troppo presto, proviamo a prendere qua l'esterno, piccola toccatina con Comics. Andiamo all'esterno, staccatona, e abbiamo esagerato, infatti finiamo lunghi. E perdiamo la posizione appunto su Comics, l'importante è che non abbiamo perso anche altre posizioni. Ora vediamo di riuscire molto bene da quest'ultima curva per provare almeno a usufruire della scia per riavvicinarci, non di certo per già provare un attacco in curva 1. Tra l'altro pista questa quadra con tre giardini un po' bastardina per la S finale, per il resto mi piace abbastanza come pista, cioè preferisco al litorale, Dragon Trail litorale, insomma, preferisco questa. La preferirei nel giusto ordine, perché questa è al contrario. La vera pista dovrebbe essere, appunto, si gira al contrario rispetto a questa. Attenzione qua, loro fanno di nuovo una curva non troppo bella, i due lì davanti a noi, e quindi noi guadagniamo metri, ci riportiamo sotto Comics. Bene qua, bella stretta, a preparare bene l'uscita di quest'altra curva. Riusciamo a farla abbastanza bene. Attenzione, usciamo benissimo qua, attenzione che però siamo andati troppo all'interno lì nel cordolo, ma ci buttiamo in questa curva, infatti come presumevo ci arriva la penalità. E quindi questo attacco, tra l'altro bellissimo, su Comics, purtroppo dovremmo, insomma, rilasciargli la posizione nella linea del traguardo, insomma, per questa penalità di mezzo secondo. Attenzione qua, leggermente lunghi, e allora Comics arriva di nuovo, quasi ci tampona. E allora ultima curva e andremo a scontare la penalità, speriamo di perdere solo la posizione su Comics. Che cosa fa qua però? Poteva aspettare un attimo. E allora con questa manovra di Comics mi sa che perdiamo la posizione anche sull'Alfa Blu del belga. Quindi ci ritroviamo in quinta posizione, c'è ancora metà gara da fare, quindi si può benissimo tentare di riprenderci la posizione da podio. Ah, non ci voleva però quella penalità, in più anche Comics che si è dovuto proprio infilare in quell'ultima curva, sinceramente anche un po' leggermente troppo al limite, ci ha buttati totalmente fuori. Per fortuna si è riusciti a evitare il contatto contro il muro, che se no sarebbe stato pure peggio, perché ci sono anche i danni attivi. Attenzione questo cordolo, ditemi che non ho preso di nuovo la penalità, perché lì se vai un pelo troppo oltre al cordolo te la dà.
Speriamo di no. Direi di no, perché sono passate abbastanza curve e non è puntato fuori la penalità, quindi va bene così. Vediamo di non innervosirci e di tentare di riraggiungere il belga sull'Alfa Blu. Tanto appunto, come dicevo già in partenza, è praticamente un Alfa Romeo Cup. Tanto che bello vedere quest'Alfa qua, mamma mia, bellissimo. Bellissima, anche perché io ho un ricordo di quest'auto, da bambino avevo una pista, quelle piste là, attenzione qua l'inglese testa coda e quindi ci dà la quarta posizione gratuitamente. Dicevo, avevo una pista, mi pare della Carrera, se non erro il nome delle piste, insomma quelle piste elettriche, no? E mi ricordo che come auto c'era una BMW e questa qua, l'Alfa 155. E devo dire che è bellissima, cioè assolutamente bellissima questa auto, quindi mi va benissimo così che sia l'auto migliore di questa gara settimanale, perché è veramente bella e non si usa troppo spesso, perché appunto nelle GR4 non è proprio la migliore, però su questa pista invece è la migliore, quindi sono contento di usarla, insomma. Ora ci siamo riportati sotto al belga, quindi possiamo provare ad uscire meglio da questa curva, però ancora prendiamo quel cordolo, un po' infamino quel cordolo, però gli siamo addosso, non ce n'è per ritentare di sorpassarlo qua all'esterno come avevamo fatto la prima volta che era un sorpassone, però forse ce n'è per tentare nel nostro solito tornantino. Ce n'è? No, non ce n'è, siamo ancora troppo lontani. Però andiamo a staccare molto forte e i due lì davanti hanno fatto una linea del cavolo. Tra l'altro Comics esce in uscita, boh, non so cosa abbia fatto, però ha rallentato tantissimo. Allora il belga all'interno, noi all'esterno, attenzione qua, attenzione, arrivare in tre qua no. Mamma mia, il belga come si difende, noi andiamo a prendere l'esterno. Ce n'è? Ce n'è per fare il doppio sorpasso? E ce n'è per fare il doppio sorpasso, mamma mia, bellissimo sto sorpasso. Non ho capito come mai è uscito così piano l'italiano dal tornantino, però chi se ne frega, ci siamo presi un sorpassone. Ora attenzione che ancora Comics attaccato a noi, sicuramente qua in curva 1 ci proverà. Tentiamo l'incrocio, non mi vado a difendere perché voglio provare a fargli l'incrocio. Però stacca bene, non ce n'è per incrociarlo, è andato sulla giusta linea. Attenzione però qua, esce malissimo, ha sbagliato l'uscita. E allora di nuovo addosso, difende estremamente l'interno. Allora noi ci andiamo a prendere l'esterno, qua però l'esterno è un po' difficile. Freniamo prima, proviamo ad incrociarlo. No, non ce n'era per incrociarlo. Attenzione qua, quel cordolo, tutti e due ci fa andare larghi, ma noi riusciamo a tenerla meglio e ci prendiamo la posizione su Comics e quindi ci andiamo a prendere la seconda posizione. Tra l'altro anche il belga riesce a passare e ora si punta al primo. Beh, la vedo difficile perché siamo appunto in conclusione del giro 9 e ci sono praticamente 7 secondi a dividerci, tra l'altro 39,8, senza gli altri davanti riprendiamo un bel passo. Infatti al decimo giro siamo a 6 secondi e 3 e andiamo a prendere un altro 39,8 come giro, quindi non male. Giro 11 alla disperata per provare a riprenderlo, vado a fare già il giro veloce al penultimo giro in 39,2 e siamo a 5 secondi e 3, ora 5,4, però purtroppo appunto non ce n'è perché 5 secondi in un giro la vedo difficile prenderla e quindi andiamo a tagliare il traguardo in seconda posizione partendo 12esimi, non dico 13 perché quella Subaru si è andata via, tra l'altro anche ultimo giro in un 39,4 se ho visto bene. E quindi ci andiamo a prendere una bellissima seconda posizione, come potete vedere qua da classifica pilota, vedete che sono l'unico con A+, quindi è stata anche abbastanza facile questa rimonta, però valeva la pena di metterla qua nel canale perché ci sono stati dei momenti veramente con sorpassi bellissimi e allora perché no? Quindi si conclude così questa gara, io vi do appuntamento al prossimo video e chissà che non vi metta un altro video proprio di questa gara perché mi sto divertendo a farla e quindi magari ne esce fuori un'altra buona. Ciao ciao a tutti!